Ciao a tutti e oggi continuiamo le videoguide per quanto riguarda l'uso di Twitch, in particolar modo utilizzando Streamlabs. Andremo a vedere come attivare gli alert. Come prima cosa dovete andare sul sito streamlabs.com e entrare in dashboard. Qui magari vi chiederà il login, come ho spiegato l'altra volta, lo potete fare con tre account, quello di YouTube, quello di Twitch e quello di Facebook. Una volta entrati, andiamo qui negli alert box. Ora il metodo per andare a inserire gli alert è molto semplice. Dovete entrare in General Setting, lo trovate qui, vedete. Dunque, qui vi chiede il background color, che noi lasceremo un po' queste cose di default, infatti avremo in questo caso il background trasparente. Qui la cosa importante è quella di andare a mettere qui Unlimited Alert Moderation Delay in disabilitato, perché questo vi permette praticamente di ogni volta che qualcuno si iscrive al vostro canale di far uscire in automatico, diciamo così, l'alert. Altrimenti, se mettete enabled, ci dovrebbe essere un moderatore che fa questa operazione, ma comunque sia è molto più comodo averlo in maniera automatica. Poi tutto il resto lo lasciamo per il momento in questa maniera. Dunque, allora adesso andiamo in subscriber e andiamo a modificare le impostazioni, ossia quando qualcuno si iscriverà al nostro canale, cosa può comparire. Dunque, come prima cosa qua in Subscriber Alert dobbiamo mettere Enabled, cioè dobbiamo attivare appunto gli alert. Poi sotto ci fa scegliere il layout, cioè abbiamo tre tipi di esempi. Possiamo scegliere che l'immagine rimanga sopra e la scritta rimanga sotto. In questo caso, secondo caso, praticamente la scritta sarà sopra l'immagine. Nel terzo caso invece ci sarà l'immagine con la scritta laterale. Qui abbiamo invece le animazioni per quanto riguarda il nostro alert e quindi proprio riguarda questo l'immagine, come compare. Poi sotto abbiamo il messaggio che comparirà. In questo caso dovete lasciare sempre la parentesi perché è uno script e potete andare a cambiare, ma non lo consiglio qui perché è in inglese. Si è scritto, lo potete scrivere in italiano. Sotto avete il testo dell'animazione, quindi potete scegliere come volete che compaia l'animazione. Vedete, ci sono le varie possibilità, vabbè, ve le guardate tutte e scegliete poi quello che vi sembra più simpatico. Questa è la parte più importante perché andremo a inserire l'immagine che vogliamo, o può essere un'immagine oppure anche un video. Per farlo dobbiamo andare qua, cliccare lì e qui abbiamo delle immagini di default. Io al momento vi consiglio di mettere queste qui di default e non andare a mettere delle vostre immagini perché queste qui sono abbastanza carine e per iniziare potete accettare queste, scegliere più che altro queste. Allora, selezioniamo per esempio questa e facciamo select. Vedete che qua è comparsa l'immagine. Sotto invece abbiamo quello che riguarda il sonoro, quindi l'audio. Il suono che vogliamo che esca, che si senta più che altro quando qualcuno si iscrive. Possiamo poi anche questo andare a scegliere tra diversi suoni, come potete vedere, adesso non li farò vedere tutti, cioè sentire tutti, e anche qui lo andate a mettere. Poi possiamo scegliere il nostro volume, possiamo scegliere la durata. Anche la durata del testo, eccetera, ma ricordiamoci soprattutto alla fine di tutte queste impostazioni di andare a fare il save setting, cioè ossia salvare tutto quello che abbiamo fatto finora. Dunque, ragazzi, come vi dicevo prima, qui trovate anche delle immagini che sono praticamente delle GIF, quindi potete anche trovarne altre da internet. Io qua l'ho anche importate delle mie personalizzate. Per farlo dovete andare su Upload e qua cliccare qui e andare poi nella cartella dove l'avete salvate. Quindi potete anche mettere poi delle GIF personalizzate in questa maniera. Ovviamente dopo dovrete sempre andare a salvare il tutto. In questa maniera andiamo completamente a personalizzare come vogliamo il nostro alert quando
qualcuno si iscriverà. Qui, come ho detto prima, è importante lasciare questo name tra parentesi e qua potete scriverlo in italiano. Si è iscritto. Possiamo mettere anche il punto così. Dunque, sotto invece adesso andiamo a parlare di questo qui, Close Font Setting, ossia possiamo andare a cambiare il colore, il carattere della scritta che esce, appunto, che abbiamo appena modificato. La font, praticamente il carattere che vogliamo che appaia. Ne abbiamo tanti, ve li dovrete guardare uno per uno e scegliere quello che vi piace di più. La grandezza, poi il colore io lo lascio di default bianco. Qui, se volete andare a cambiare, semplicemente cliccate su questo quadratino qui e vedete che vi trovate tutti i colori. Potete mettere il colore che vi piace di più e alla fine anche lo sfondo, credo che sia questo qua, non lo so bene. E comunque io lo lascio sempre bianco. E alla fine ancora, se avete cambiato, andate qui a salvare il tutto. Dunque, allora adesso cambiamo e andiamo in donazioni. Anche questo qui dobbiamo attivarlo, quindi mettete enabled. Dobbiamo scegliere sempre il layout, il tipo di animazione, come abbiamo visto prima praticamente. Io qui lascio 1 perché anche al minimo uscirà l'animazione, e qua dobbiamo anche andare a mettere l'animazione, l'immagine dell'animazione che vogliamo far uscire. Quindi andiamo a sceglierle di queste qui di default. Potete scegliere, sono le stesse che avete prima, e quindi adesso io farò un esempio. Possiamo mettere anche queste qui dei regali magari. Ma comunque poi vedremo anche poi più avanti magari di fare un tutorial per personalizzarle queste gift. Intanto mettiamo la stellina, va? Ok, una volta che abbiamo messo la stellina, stesso discorso di prima, c'è da scegliere anche la musica e vabbè, il sonoro più che altro, l'audio. E uguale a prima, quindi il tutto, possiamo anche fare un donatore messaggio. Sempre come prima, la grandezza del carattere, lo stile della font, eccetera, il colore, eccetera. Vabbè, a parte tutto questo, andiamo anche qui a salvare. E quindi abbiamo anche sistemato questa situazione per quanto riguarda le donazioni. Allora, fatto tutte queste operazioni, che per ogni voce che avete qua vanno a cambiare, le andate a mettere. Dobbiamo andare poi di nuovo sopra in Alert Box, vedete qua, e qui dovete andare a inserire, secondo il tema che andate a mettere, appunto queste impostazioni. Quindi fate Manage Theme. Questa operazione la dovete fare se avete più temi sul vostro Streamlabs. Dovete accertarvi qui sotto Scene Collection che praticamente sia attivato il tema che andate a utilizzare per la vostra live, e qua nel menu a tendina andate a selezionare l'impostazione che avete appena messo. Io l'ho chiamato mio. Ultimo passaggio che dobbiamo fare è quello di andare a controllare se effettivamente tutte queste impostazioni che abbiamo appena messo effettivamente funzionano. Quindi andiamo nel programma di Streamlabs OBS e facciamo qui sotto widget di prova. Infatti ci permette questo pulsante di eseguire delle prove. Vediamo se escono fuori gli alert che abbiamo appena scelto. Ecco qui il primo. Poi chiaramente cliccandoci sopra potete anche diminuire la grandezza se volete, magari se è troppo grande, centrarlo, cambiare la posizione. Il secondo è questo qua. Questo qui è l'ultimo che ho messo. La stella vedo che si vede un po' male, forse bisogna, è un po' fatta così. Va bene, allora ragazzi, per oggi è tutto. Spero che riusciate. Se avete delle problematiche, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. E poi magari più avanti, come ho già detto prima, vedremo come personalizzare con delle GIF che abbiamo scelto, che troveremo su internet. Se avete altre richieste, fatelo sempre qua sotto nei commenti. Naturalmente mettete un bel mi piace a questo video e se ancora non l'avete fatto,
iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao e alla prossima!